presentiamo oggi la quarta mostra collettiva dell'atelier del pittore Livio Mozzina, del maestro Livio Mozzina. Una mostra collettiva che vede sempre tanta gente, tanti visitatori, poi anche nel prosieguo così numerosi, e che è stata ideata dal nostro amico Fabio della galleria. Fabio, un applauso. Grazie. Fabio Zorzette. Dunque, Deus ex machina, oltre al gallerista Fabio, e naturalmente Livio Mozzina, pittore iperrealista ma non solo, e grande virtuoso della luce e del colore. E voi vedete che anche le opere dei suoi 61 allievi che sono dentro in mostra sono proprio caratterizzate dalla luce e dal colore, tant'è che ho voluto dare a questa mostra il titolo proprio L'esprit della luce e del colore, lo spirito della luce e del colore. La luce è stata, diciamo, il mezzo, il linguaggio, la forza più intensa nel corso dei secoli per esprimere il concetto proprio di pittura e di raffigurazione. Pensate a Sonia Delaunay, pensate all'orfismo, pensate a Picasso, pensate alla scuola veneta, pensate agli stessi impressionisti che dipingevano en plein air proprio per cogliere l'attimo fuggente della luce. E la luce è uno degli elementi fondamentali di questa mostra, quanto difficile da cogliere, perché sembra facile, ma gli artisti, i pittori che sono qui presenti, sanno che non è un elemento scontato. Quindi il grande successo di queste opere è dato inizialmente dalla luce e poi dal cromatismo. Sottolineo che questa scuola di Livio Mozzina è in crescita esponenziale. Dunque nel 2010 gli allievi esponenti erano 34. Nel 2011 46, nel 2012 58 ed oggi gli espositori sono 61 su 72 allievi invece che hanno partecipato al corso. Un corso che è seguito da artisti di tutte le età, dai 14 anni ai 74, e di tutte le caratteristiche, di tutti gli stili e di tutte le preparazioni, perché c'è gente che arriva qui e non sa tenere il pennello in mano. E ne esce che sa dipingere. Abbiamo tematiche, come vedete, varie, dal ritratto alla natura morta, al fisico, al nudo, e ci sono dei momenti particolarmente belli in ambito surrealista. Poi c'è il simbolismo, il linguaggio anche fantastico e della narrazione fantasy, l'impressionismo, l'espressionismo. Diciamo c'è un potpourri di stili. Le caratteristiche della scuola sono il fatto che Mozzina dà grande forza, grande importanza al disegno, che rappresenta il 70% del suo insegnamento, ma nello stesso tempo gli allievi sono liberi, liberi di scegliere il tema e anche liberi, seppure seguiti, di eseguirlo. Ecco, mi ha fatto pensare, per la mia cultura classica, questa scuola agli esempi dei simposi socratici e platonici, dove gli allievi si riunivano e in grande sintonia e amicizia discutevano e in questo caso invece dipingevano. E cito brevemente i nomi degli artisti: Albrecht, Anello, Antonini, Banda, Belle, Bellettini, Benedetti, Bon, Bonifacio, Bottegaro, Botteri, Braut, Butelli, Caiulo, Caligaris, Casale, Casali, Cencic, Kermaz, Ciacchi, Colomban, Comuzzo, D'Agostini, Dassi, De Pase, D'Este, Di Gregoli, Di Meo, Di Pietro, Felician, Ferletic, Franceschini, Furlan, Giorgini, Jurin, Maiola, e poi Antonella e Ida Marottoli, Marsic, Masotto, Musizza, Naldi, Olenic, Ovsek, Paoluzzi, Pertotti, Pescatori, Pichel, Pisoni, Pitacco, Rabbaioli, Ravalico, Rovatti, Rauden, Saldana, Schreiber, Schumann, Lili Soldatic, Spinelli, Staglio, Stalizzi, Valrisano, Staurini, Stiglich, Tessarotto, Testa, Trivellato, Vivoda, Zanzottera, Zaro, Zerial, Zinetti, Zisca. Aggiungo ancora una cosa, che proprio leggendo questi nomi ho colto molti artisti che non sono certamente più
diciamo così, dei principianti, ma sono diventati attraverso Mozina dei veri artisti, oppure lo erano già e attraverso la sua fine pittura, il suo fine insegnamento e la sua pazienza così appassionata hanno affinato il proprio linguaggio. Mi complimento con tutti, con il maestro e con gli allievi e ad meglio ora. Grazie.